Bentrovati al consueto appuntamento con il fatto del giorno. Il tema di oggi è lo stato di salute e della sicurezza in provincia di Ragusa. Cerchiamo di scoprirlo, di indagarlo, di capire appunto in quale situazione si trovi, incontrando il vicequestore aggiunto, dirigente della squadra mobile di Ragusa, Antonino Ciavola. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Da 5 anni in questo ruolo a Ragusa, quindi un'esperienza abbastanza consolidata e importante per avere delle idee abbastanza appunto verificate e ponderate proprio su quella che era la nostra domanda iniziale. Intanto partiamo così da uno dei fatti più recenti che hanno acceso un campanello d'allarme. Storicamente, tradizionalmente, in alcuni momenti storici anche in questa provincia c'è stata la presenza di organizzazioni mafiose, ogni tanto tornate sotto traccia, magari se ne è parlato di meno, la si è percepita di meno. Solo negli anni 80, negli anni 90 ci fu la grande faida con la cosca Carbonaro Dominanti a Vittoria, poi per tanti anni, a torto o a ragione non sappiamo, si è pensato che fosse meno forte questa presenza. Però, come dire, questa certezza forse a livello di coscienza popolare non si ha sempre con ragionevole cognizione di causa. Negli ultimi tempi lo scioglimento del comune di Vittoria, la situazione del mercato, questa sparatoria del Venerdì Santo, più che altro per il profilo criminale dei personaggi che ha coinvolto, ha riacceso un campanello d'allarme. Attraverso la sua esperienza di questi 5 anni di conoscenza del territorio e quindi di tutte le attività che ha dovuto svolgere per la prevenzione e il contrasto anche della criminalità mafiosa, che cosa si sente di dire alla comunità su questo aspetto? Vedete, intanto grazie dell'invito a nome della Polizia di Stato. Lo stato di salute, partendo appunto dalla vostra presentazione, lo stato di salute della sicurezza in provincia di Ragusa è un ottimo stato di salute, cioè nel senso gode veramente di buona salute. Ma non voglio dire rispetto ad altre province, perché sarebbe comunque probabilmente un errore, perché se ci paragoniamo sempre a chi sta peggio di noi, probabilmente comunque non avremo mai quegli standard di sicurezza che il cittadino non solo chiede, ma è giusto che ne ha diritto, ecco, a quel tipo di standard di sicurezza. Detto questo, perché dico che è un ottimo stato di salute? Perché la presenza, diciamo, comunque nostra di controllo del territorio è una presenza molto forte. Mi preme precisare che non abbiamo solo esclusivamente investito le nostre risorse in termini ovviamente investigativi. Io rappresento l'ufficio della squadra mobile che si occupa ovviamente di indagini, quindi facciamo quello, perché investighiamo dal piccolo furto all'associazione per delinquere finalizzata proprio ai furti in abitazione, nelle campagne. Abbiamo diverse sezioni, che è giusto che il cittadino sappia che non abbiamo tipo il poliziotto che fa tutto, noi abbiamo i poliziotti specializzati in tutto, che è una cosa completamente diversa. C'è chi si occupa di droga, chi si occupa di criminalità straniera, chi si occupa in generale appunto dei furti, c'è chi si occupa di criminalità organizzata. E venendo appunto a questa, diciamo, fenomenologia, quindi associazione mafiosa, io dico sempre che gli investigatori di mafia ne parlano poco ma la lavorano tanto. Ciò significa che non veniamo diciamo a parlare di quello che abbiamo fatto, delle nostre indagini o altro, perché non perché non vogliamo farlo, ma perché la criminalità mafiosa è una criminalità che va sconfitta col lavoro quotidiano, non è una criminalità che va sconfitta con un'indagine che dura 24, 48 ore, 20 giorni o altro, è una criminalità che va sconfitta con il controllo costante del territorio. Loro riescono ad attecchire sul nostro territorio, su tutti i territori in generale, quindi in generale la mafia fa sempre questo, dove comunque la presenza dello Stato è sicuramente insufficiente e quindi dove viene investigato meno il fenomeno. Qui a Ragusa abbiamo lo scorso settembre, quindi per il 2018, abbiamo comunque azzerato uno dei clan più importanti, una delle famiglie più importanti, la famiglia Ventura, in termini ovviamente di criminalità mafiosa, ma il lavoro precedentemente fatto è esattamente il segno di quello che oggi comunque la provincia di Ragusa, non solo esclusivamente Vittoria, perché quella criminalità organizzata si espande su tutto il territorio. Purtroppo c'è un'equazione molto semplice nel nostro lavoro: dove c'è denaro c'è un interesse della criminalità organizzata in vari settori. In alcuni settori appunto abbiamo sicuramente riscontrato la presenza della criminalità organizzata
in quello che è l'indotto del mercato ortofrutticolo, e questa è una specifica importante. Ci sono tanti lavoratori onesti che chiedono aiuto, tanti lavoratori onesti che con noi parlano, tanti lavoratori onesti, perché Vittoria è una città pulita, ma ci sono comunque soggetti che la sporcano. In tal senso, tipo, sporcano il lavoro di tutti i cittadini onesti di Vittoria. Vittoria è un esempio, perché noi lo sappiamo proprio dalle attività investigative. È un esempio, una città assolutamente un volano dell'economia, non solo esclusivamente ragusana, ma un'economia del sud Italia e diciamo anche del sud Europa per certi versi. È da veramente quasi da un motivo di orgoglio, ecco, anche per noi, comunque, perché noi siamo siciliani e io ho tanti dei miei collaboratori che 99% diciamo sono tutti siciliani, qualcuno trapiantato qui da oltre 20 anni. È giusto però tutelarla. È giusto che il cittadino virtuoso, l'imprenditore virtuoso, colui che non commette alcun reato, colui che non cerca sotterfugi, venga tutelato. In tal senso, appunto, la criminalità organizzata va tenuta distante, perché basta pochissimo perché, diciamo, riaccenda tipo, immediatamente, diciamo, quella miccia che poi porta a determinati fatti reato. Ma rispetto a questo fenomeno, sia per come si è dispiegato in passato, magari in forma più eclatante, sia per come possa continuare a vivere oggi, qual è, dal punto di vista vostro, della vostra percezione, cioè la coscienza dei cittadini? Nel senso che, per esempio, c'è stato un periodo nel quale quasi tutti i commercianti a Vittoria, o moltissimi, pagavano il pizzo e se nasceva un'inchiesta scarsamente collaboravano, no? Oggi abbiamo motivo di pensare che non ci sia più questa diffusività di questo tipo di reato. Ecco, però, come dire, c'è ancora, è predominante quel, anche senza voler essere disonesti, ma come dire, quella mancanza di coraggio o di fiducia nelle istituzioni o comunque di amore del quieto vivere che blocca, cioè, una parte preponderante della comunità rispetto a questo fenomeno. Allora, grazie della domanda, perché così mi permette di fare alcune specifiche. Intanto la mafia, come tutte le attività imprenditoriali, in questo caso ovviamente l'attività imprenditoriale, il massimo dell'attività imprenditoriale in negativo, quindi diciamo nell'illecito, è un'organizzazione che cambia. Quindi, come tutti gli imprenditori cambiano strategie e la mafia cambia strategia. Ma questo non è una cosa che dico io come dirigente della scuola di Ragusa, ma è una cosa nota a tutti. Il cambio, quindi la metamorfosi, deve comunque far seguire quella che è la metamorfosi anche degli investigatori. Quindi andare a capire dove e qual è il sistema, in questo senso, di arricchimento illecito della criminalità organizzata, sia essa mafiosa e non. Ed è anche questo importante dirlo, non per forza comunque la criminalità deve essere mafiosa per creare un danno economico, anche la criminalità che riguarda lo sfruttamento del lavoro delle persone nei campi, che dobbiamo siamo occupati tanti di caporalato, anche quello comunque è uno sfruttamento importante, è una criminalità anche quella a volte organizzata. Non significa che perché non è mafiosa non è importante, e questo è fondamentale perché un discrimine è fondamentale. Dire che non esiste la mafia non significa che non esista la criminalità organizzata, questo che sia chiaro, e che non esiste che non ci sia la criminalità. Il cittadino ha bisogno di avere una risposta rispetto al crimine che subisce. Non ha bisogno di una risposta eclatante, ha bisogno di una risposta rispetto al crimine che subisce. Se viene rubato un euro tipo al cittadino, quel cittadino deve essere messo nelle condizioni di denunciare, di avere un ufficio di polizia aperto che lo accolga per poter presentare la denuncia. È cosa ben diversa delle operazioni antimafia per eccellenza, dove una volta, come giustamente ricorda lei, c'erano 20, 30, 40, 50 catture, dove c'erano 60-70 omicidi l'anno. È una mafia completamente diversa, è una mafia che si occupa di economia e soprattutto oggi l'attenzione da parte delle forze di polizia deve essere ancora maggiore. Perché? Perché è una mafia silente, è una mafia comunque che cerca di controllare il mercato, non solo, ripeto, quello ortofrutticolo, perché il mercato ortofrutticolo è una, ma voi della zona, come sapete, conoscete benissimo, è una delle risorse. Ma ci sono delle aziende importantissime di vini, ci sono delle aziende importantissime di tantissimi altri prodotti, fabbriche che si occupano dei marmi o altro qui a Comiso, ci sono comunque delle aziende che sono un esempio in tutto il mondo e per questo vanno tutelate. Questo cosa significa? Che chi è che riceve le attenzioni, tra virgolette, della criminalità in genere deve segnalarlo. Lo può segnalare in modo anonimo, lo può segnalare venendocelo a parlare, lo può segnalare davanti a un caffè con uno dei poliziotti che viene a bussare alla sua porta. Però è importante che far conoscere quello che sta succedendo, quelle dinamiche che ci aiutano a capire, a comprendere come appunto questa metamorfosi della mafia, soprattutto nel nostro territorio, sta cambiando, perché è un territorio che ancora possiamo considerare ricco.
faceva riferimento al fenomeno dello sfruttamento nel lavoro, quindi anche del deficit di sicurezza nel lavoro. In altre zone d'Italia sono successe anche vicende tragiche con delle vere e proprie stragi in conseguenza di questo fenomeno, ma anche su questo territorio proprio voi avete fatto delle operazioni importanti, cioè, più volte scoprendo delle situazioni gravi, anche arrestando o denunciando tantissimi imprenditori. Ma questo fenomeno quanto è diffuso? Cioè, c'è da temere che lo sia molto di più rispetto a quanto le singole operazioni di polizia, per esempio, ci possono raccontare? Assolutamente sì. Allora, intanto magari un motivo forse di orgoglio, però non come operazione di polizia. Personalmente abbiamo investito tanto, ecco, come squadra mobile, come, grazie ovviamente al supporto del mio questore, dottore La Rosa, che mi ha dato ampi strumenti per farlo, perché siamo stati i primi in Italia a non scoprire il fenomeno. Il fenomeno esisteva prima. La normativa che è stata introdotta è una normativa che ci ha dato uno strumento, lo Stato italiano, e quindi il Parlamento ci ha dato delle leggi con la possibilità dell'introduzione dello sfruttamento lavorativo, che è cosa anche diversa dal caporalato. È uno strumento per noi fondamentale per investigare, ecco, il fenomeno. Il fenomeno è un fenomeno, come dice lei, e ha ragione nel sottolinearlo, un fenomeno diffusissimo. Il problema è che qui le aziende sono tantissime e noi siamo andati in qualche modo ad effettuare quei controlli dove già facevamo una cernita rispetto alle segnalazioni, rispetto comunque alla nostra conoscenza del territorio. E qui voglio specificare che da Vittoria, anzi da Acate, il punto, diciamo, ancora più lontano, ad Ispica, che copre tutto il nostro territorio, non c'è stata una parte della provincia di Ragusa indenne dallo sfruttamento lavorativo. Non c'è proprio la possibilità, in qualche modo ad oggi, se non c'è un cambio culturale del rispetto delle normative, ma in chi altro, ma perché la normativa esiste? Perché il cittadino deve sapere perché viene fatta una normativa a tutela del lavoratore? Perché rispetta la persona. Il lavoratore non è che deve essere trattato al pari o meglio di una bestia, deve essere trattato come giusto che sia, come una persona, come un essere umano. Quando a volte ci scappa, noi parlando, dice che viene trattato peggio di un animale, ma anche l'animale va rispettato. C'è tanto l'animale che ti aiuta tipo a guadagnare, a portare quel pezzo di pane a casa, tanto quanto il lavoratore. Allora, se quello che mi preme dire è che adesso è 3 anni investighiamo sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo, dove poi abbiamo avuto degli exploit criminali ferocissimi con lo sfruttamento della prostituzione minorile, lo sfruttamento comunque, le violenze sessuali su minori. Abbiamo avuto delle situazioni, abbiamo avuto la tratta di esseri umani. Dovete sapere che la provincia di Ragusa, in qualche modo, però questa è una virtù, ecco, dell'ufficio di polizia di Ragusa, ha portato comunque a concludere un'indagine Boschetari, che è stata portata ad esempio dalla Direzione Nazionale Antimafia in tutta Europa. Cioè, siamo andati ad esportare quello che è, diciamo, il nostro know-how, quindi il nostro sapere, in Europa, proprio come tecnica investigativa sulla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento lavorativo. Il fenomeno è un fenomeno diffusissimo, ma vi assicuro che basterebbe veramente poco da un punto di vista culturale perché le regole venissero rispettate. Difatti abbiamo la sensazione, non so se sbagliamo in questo, che ogni qualvolta su questo tema, no, magari scoprendo che in un'azienda, in alcune aziende, ci sia quella condizione di sfruttamento e di riduzione in schiavitù, quando intervenite voi sostanzialmente risulta certificato il fallimento o l'inadempimento di molte altre istituzioni, ma anche semplicemente gruppi sociali o rete civica che dovrebbe essere più vigile e più attenta, cioè, rispetto a quello che accade. Mi perdoni, io in questo senso non voglio dissentire, cioè, lei ha detto delle cose importanti. Io tengo a precisare che questi controlli non li facciamo da soli come Polizia di Stato. Io e il mio questore mi ha dato la possibilità di coinvolgere tutti. Coinvolgiamo l'ispettorato del lavoro, coinvolgiamo anche, diciamo, il partenariato sociale, quindi intendiamo quelle associazioni che ci danno una mano, proprio per esempio nel dare alloggio al lavoratore che anche fa una denuncia in tal senso. Quindi sono, qui è un posto, l'Argusa è un posto veramente tipo virtuoso, cioè lavorano veramente bene tipo le istituzioni, e noi abbiamo creato una rete molto forte. Abbiamo un lavoro eccezionale anche da parte dell'ASP, perché comunque collaborano con noi come servizio Spresal, quindi sicurezza sui luoghi di lavoro, così come il servizio igiene, che ci permette di vedere quelle idoneità alloggiative che sono di competenza dell'azienda, diciamo, provinciale, sanitaria provinciale. Questo è fondamentale, sapere che il cittadino non è abbandonato. Qui comunque, per quanto riguarda Ragusa, mi posso permettere con presunzione di dire che il lavoratore non è abbandonato. Il problema è il dopo. Cosa succede al lavoratore che denuncia, perché non deve essere tagliato fuori dal mercato di lavoro? Esistono, ringraziando comunque i tanti imprenditori, anche lì, virtuosi,
perché questo danno dello sfruttamento lavorativo è un danno che non viene creato solo al lavoratore che viene in qualche modo, lei ha usato una parola forte, riduzione di schiavitù, che io non posso utilizzare perché la riduzione di schiavitù è un reato specifico, quindi non abbiamo configurato ad oggi questo, ma ha ragione nel dire che ci siamo molto vicini. Sono delle condizioni dell'approfittamento dello stato di bisogno di quel lavoratore. Non esiste veramente ragione perché il lavoratore venga oggi, nel 2019, costretta ad accettare tipo, di dover vivere all'interno di un'azienda. Dategli un alloggio, dategli la possibilità di lavorare. Potete guadagnare anche come imprenditori. Poi parliamo di imprenditori che abbiamo controllato che hanno 80, 90, 100.000 euro, 100.000 metri quadri di serre. Non parliamo con fatturati molto alti, non parliamo del piccolo imprenditore che o è così o non riesce ad arrivare a fine mese e anche lui lavora la terra. Noi parliamo dell'imprenditore che viene con una macchina da 100.000 euro a controllare gli operai. Allora, perché io dico non devono essere considerati dei benefattori che danno da lavorare, sono delle persone, degli imprenditori, per carità, rispettabilissimo, cosa hanno costruito, però devi costruire con il lavoro dei tuoi operai, non con lo sfruttamento dei tuoi operai, è una differenza Certo. sottile ma fondamentale. In Io alcuni su casi. questo sono assolutamente molto determinato perché ho speso tante energie, ovviamente io quando dico ho speso, intendo dire il mio ufficio, io ho degli uomini eccezionali che veramente quotidianamente si impegnano a contrastare questa tipologia di reato. È un reato che basta veramente poco per sconfiggerlo, basta solo un cambio culturale, basta che il lavoratore venga messo alle condizioni di non dover accettare quelle condizioni di lavoro e che il lavoratore si renda conto, il datore di lavoro, scusate, si renda conto che magari qualche euro in meno al mese permetterebbe comunque forse anche di guadagnare anche di più se il lavoratore, diciamo, dovesse essere messo nelle condizioni di star bene. In alcuni casi è emersa anche, magari non sempre, ma forse qualche volta sì, la modalità dello sfruttamento sessuale, per esempio, nei confronti delle lavoratrici, nello stesso contesto, diciamo, di gestione di questo tipo delle imprese. Assolutamente, la Procura della Repubblica di Ragusa 3 anni fa, quando abbiamo iniziato comunque, quando la normativa, ecco, ha permesso determinate appunto anche investigazioni, abbiamo ascoltato diverse donne provenienti da un po' da tutta Europa, italiane, non ovviamente, anche sulle interruzioni di gravidanza volontaria. Mi fa piacere questa domanda perché voglio specificare che tutte le donne che abbiamo sentito hanno interrotto volontariamente comunque una gravidanza. Costrizioni ce ne sono state e sono state tutte denunciate e sono tutti soggetti che verranno processati per questo terribile reato. Vi è da dire però una cosa, il lavoro comunque all'interno delle campagne è un lavoro che porta a una promiscuità di uomini e donne all'interno delle campagne, quindi non è vero che bisogna sgombrare il campo, che sono tutte violenze sessuali, ci sono tantissimi rapporti consenzienti, come è giusto che sia, tra persone comunque che decidono volontariamente di avere dei rapporti sessuali. Vi è anche però la parte della violenza. Non dobbiamo nascondere, diciamo, quella parte c'è, deve emergere e deve essere investigata, denunciata e quando ci sono delle condizioni di sfruttamento, non solo lavorativo, ma anche sessuale, è uno dei peggiori crimini che può essere fatto nei confronti, non solo, non dico di una donna, di un essere umano in generale, in questo caso riguarda sul nostro territorio, la maggior parte sono donne, ma in generale che venga sfruttato un essere umano per dei favori, appunto, diciamo, sessuali, è una cosa terribile che lo Stato italiano non può accettare. E che noi perseguiamo quotidianamente e vi assicuro c'è un grande impegno in tal senso. È importante però che tutti i lavoratori, donne e uomini che siano, che hanno delle condizioni di sfruttamento lavorativo, sia lavorativo che sessuale, o entrambi in alcuni casi, diciamo, le fenomenologie criminali, sia al corrente che può venire in un ufficio di polizia. Noi, grazie a quei controlli di caporalato, abbiamo dato avvio ad un'indagine veramente, diciamo, da esempio in tutta Europa sullo sfruttamento lavorativo. Questo grazie a aver avuto, diciamo, l'abilità, non voglio dire la fortuna, perché in questo caso si tratta di abilità professionale, aver convinto quel lavoratore che non sarebbe rimasto solo e non è rimasto solo, perché abbiamo delle associazioni che lavorano con noi, non ne faccio il nome, solo per protezione delle nostre associazioni, che ci aiutano proprio nell'accogliere queste persone, quindi non rimangono da sole, non rimangono fuori in mezzo a una strada, vengono messe nel circuito del lavoro dipendente regolare, dove c'è una paga regolare, dove i lavoratori vengono rispettati per il lavoro che fanno.
L'esperienza complessiva anche di prevenzione e di contrasto di questo fenomeno rispetto a quanto diceva lei poc'anzi, al di fuori dei casi, come dire, acclarati, evidenti, incontestabili di violenze sessuali vere e proprie, non vi è risultato un po' come possibile, anche potenzialmente, una fascia molto ampia, laddove se anche non si possa parlare negli stessi termini di violenza, si tratti però di un contesto di bisogno, di ricatto, di subalternità, in cui il consenso tecnicamente dato, diciamo così, non è un consenso vero, perché ovviamente in questo caso quelle persone non avrebbero alcuna alternativa di vita, proprio per il modo in cui si svolgeva la loro attività lavorativa e anche esistenziale. Se lei chiede a me come investigatore, io le devo parlare, diciamo, di quelle che sono le fenomenologie di reato. Se lei chiede a me come uomo, le dico che è opportuno chiedere a un sociologo che fa questo di lavoro nella sua vita, di studiare la fenomenologia che c'è oggi, perché oggi se lei chiede, tipo, a chiunque abiti in una zona comunque della cosiddetta fascia trasformata, vedrà che ci sono numerosissime famiglie che purtroppo non sono più una famiglia unita, ma per la presenza comunque di altre situazioni dovute la maggior parte delle volte a delle lavoratrici che diventano poi compagne di vita di questi lavoratori, che nella vita ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, ma da un punto di vista sociologico le assicuro che c'è una trasformazione anche dell'intera, appunto, diciamo, società che si occupa soprattutto anche al di fuori della di quell'ambito fascia trasformata. Questo è, le indagini ti permettono di entrare nella vita delle persone, quindi mi permetto anche di entrare anch'io un po' in questo, però per noi, diciamo, della Polizia di Stato, ovviamente questo, non costituendo reato, non ha ovviamente una valenza. Io mi occupo di questo e questo devo fare. Un sociologo probabilmente le riuscirà a spiegare anche il motivo di quello che lei, di cui parlava prima, di questa volontarietà o, diciamo, volontarietà in quasi costrizione nell'accettare, ecco, determinate scelte. Su questo, diciamo, noi chiaramente indaghiamo e investighiamo dove c'è un reato e quindi c'è una violenza o una minaccia. Se non ci sono questi due elementi, per un reato non c'è, e quindi dobbiamo avere una collaborazione anche da parte delle vittime. L'importante è che le vittime sappiano che non sono mai da sole. A proposito della violenza sulle donne, ma su tutti i soggetti deboli, cioè negli anni, ecco, la polizia ha dato prova proprio attraverso l'attività giornaliera continua di essersi dotata, ecco, di specialità, di competenze. Per esempio a Ragusa alcuni anni fa nacque lo Sportello Rosa, che appunto ha consentito, con una sinergia anche istituzionale, di affrontare meglio questo fenomeno. La sua esperienza, così, cosa ci può raccontare da questo punto di vista? Guardi, forse se mi chiede la cosa più bella che ha fatto in polizia in 17 anni è aver creato una sala per le audizioni protette. Abbiamo creato insieme al questore una che ha dato questa possibilità, e anche lì una serie, diciamo, di imprenditori comunque del territorio che ci hanno aiutato a realizzarla, una stanza dove comunque abbiamo, è a disposizione della procura, del tribunale o altro, dove ascoltiamo i minori e le donne vittime di violenza. Ne abbiamo addirittura poi creato una seconda solo esclusivamente per le donne e una che riguarda solo i bambini. I reati, appunto, diciamo, di violenza sulle donne non credo che siano aumentati, ma i reati di violenza, soprattutto parlo negli anni che sono io qui, non sono aumentati, ma è aumentata la fiducia nella Polizia di Stato, e in tal senso una donna oggi sa che viene e trova il nostro ufficio sempre aperto, nella possibilità di ascoltarti, nella possibilità di presentare denunce, e poi sa che dietro questa, la prima denuncia, come io dico sempre a tutte le vittime che vengono da noi, diciamo donne o uomini, che con noi inizia un percorso. Non c'è una soluzione immediata, è un percorso duro, molte volte spiacevole, a volte anche più duro di quello che hanno provato, però poi ti libera, non ti rende più schiavo, comunque legato, incatenato a quella situazione del passato. È una situazione che poi ti libera definitivamente e ti dà la possibilità, ecco, di poter avere una vita nuova, una vita, ecco, diversa rispetto alle violenze subite, rispetto a quelle violenze intrafamiliari. In questo voi avete giocato un ruolo fondamentale, i media hanno giocato un ruolo fondamentale, quando i media fanno comprendere, divulgano quello che è la parte bella, diciamo, delle istituzioni, no? Non il difetto, ma in questo caso portano a quella che è, diciamo, la possibilità di potersi rivolgere, ecco, a noi. Ci sono tutta una serie di iniziative, ma poi le iniziative fondamentalmente sono fatte da uomini, quindi se noi abbiamo la fortuna, io ho tre donne in questo momento che si occupano di reati di questa tipologia e sanno che possono veramente venire in qualsiasi momento a chiedere, dal confronto al conforto e dalla denuncia al consiglio, comunque nel cercare di magari di riparare
quello che può essere un dramma familiare, perché noi cerchiamo sempre in qualche modo anche di aiutare. In tal senso ci facciamo aiutare da psicologi che lavorano insieme a noi, ovviamente tipo con la Procura della Repubblica che segue dall'alto, insomma, tutte le attività che facciamo. C'è una bella rete. È una bella rete che anche in tal senso permette di agganciare molte più donne e molti più uomini che sono vittime di reati molte volte appunto terribili. Lo stalking, per esempio, è qualcosa che non è che adesso diciamo, i reati di stalking ci sono e prima non c'erano. Gli atti persecutori prima non esistevano, sono sempre esistiti, adesso che però la normativa li persegue, ci dà la possibilità di farli venire in evidenza. Ma purtroppo questa fenomenologia c'è sempre stata e quindi gli atti persecutori sono sempre stati. Io ricordo benissimo anche dal punto di vista personale che queste cose esistevano anche quando io ero ragazzo. Ma questo comunque cosa significa? Che oggi viene investigato e oggi c'è la possibilità di punirlo, prima precedentemente no. E anche lì, in questo caso, i reati secondo me non sono in aumento. È in aumento tipo la cultura, diciamo, della denuncia, la cultura di non accettare più. Vorrei restare incatenati a delle mie situazioni del passato. Tra queste, qualcosa che ancora dobbiamo in tal senso migliorare come istituzioni è il rimanere incatenati a quelle situazioni, quella che si chiama violenza economica, cioè quelle situazioni dove la donna, in particolar modo, che purtroppo ancora oggi ha una situazione di sfavore dal punto di vista lavorativo rispetto all'uomo. Fino a quando arriveremo prima o poi a una totale parità, in tal senso, non le è concesso di sganciarsi dal vecchio, diciamo, comunque, da colui che l'ha mantenuta, ecco, fino a me. Dice, ma la risposta che viene data a una donna spessissimo è, dice, ma poi io dove vado? Ma poi la casa a chi rimane? Ma poi io sono in mezzo a una strada. Ecco, quella violenza economica non permette comunque alle donne di potersi totalmente, ecco, sganciare da quelle situazioni del passato, ma anche lì è un errore di culturale perché noi riusciamo comunque ad aiutarle, ecco, a farle entrare nel sistema e aiutarle anche in tal senso. Questa è una grande questione culturale e sociale, ma a proposito dello stalking, visto che si tratta comunque di uno strumento legislativo che ha alcuni anni di vita, non moltissimi, ma visto che invece i crimini venivano commessi anche prima, è cresciuta a sufficienza o ancora c'è molta strada da fare? La coscienza da parte delle vittime o potenziali vittime dell'importanza di questo strumento, quindi della denuncia, dell'avere fiducia, quindi del non avere remore rispetto a situazioni comunque in atto che siano gravi e che a tollerarle, insomma, si può solo andare di male in peggio sostanzialmente. Certo, allora intanto da un punto di vista culturale sicuramente c'è stato un miglioramento ma veramente a passi da gigante abbiamo fatto sotto questo punto di vista. Però dirò qualcosa che spero possa essere, diciamo, compresa da tutti e non perché altrimenti rischierei di fare, diciamo, un errore nel cercare di esternare questo concetto. La normativa prevede oggi grandissimo aiuto nei confronti della vittima ed è giustissimo, sacrosanto, nessun dubbio sul fatto che la vittima va tutelata, va assistita e va, diciamo, seguita nel tempo. Non dobbiamo dimenticare comunque il cosiddetto carnefice, non dobbiamo dimenticare l'autore del reato. Il reato di stalking è un reato trasversale, è un reato che riguarda tutte le tipologie e le fenomenologie degli esseri umani, Soffre anche lo dall'uomo. stalker, insomma. Soffre, non è il problema che della sofferenza di chi commette il reato, a me personalmente interessa ben poco, interessa il recupero. Il recupero dello stalker significa comunque avere la possibilità di avere un reato in meno. Se riusciamo a capire, perché noi abbiamo ad esempio dei soggetti, proprio qui a Ragusa, abbiamo dei soggetti che credono comunque di poter compiere atti persecutori nei confronti di tutte le donne che hanno avuto accanto. Sono soggetti che abbiamo denunciato 3-4 volte con 3-4 donne diverse, quindi vuol dire che c'è un problema. Io non voglio parlare di una patologia perché non è il mio reato, scusa, non è il mio campo, io mi occupo di reati. Però il problema c'è, se un uomo perseguita tutte le donne in quale stato, sicuramente diciamo, non ci vuole un granché a capire comunque che c'è un problema. Allora dobbiamo investire anche sullo stalker per evitare che poi lo stalker possa degenerare e diventare un criminale. Perché lo stalker può diventare, è giusto che si sappia, lo stalker può essere tale anche quando manda 100 rose rosse al giorno in una casa, perché economicamente lo può fare. Allora io ti perseguito, ti tartasso fino a quando tu non ne puoi più neanche di ricevere dei fiori, che credo una donna possa far piacere inizialmente. Se questo poi diventa invece violenza, dobbiamo essere bravi a aiutare anche colui che commette il reato, previsto dalla nostra Costituzione. L'indagato, il soggetto anche condannato, va rieducato e va riammesso, diciamo, alla società. E io credo che tanti reati potremmo comunque, conoscendo ormai il fenomeno, con gli ustenti di Cerere, ormai tanti anni, non so se sono a Ragusa, ma tanti anni che sono in polizia, il tempo passa, credo comunque che anche un aiuto nei confronti di chi commette il reato sia fondamentale, prima ancora che vada in carcere.
prima ancora va È in comunque un carcere. investimento utile e intelligente perché va al servizio di tutta la comunità, nel senso Assolutamente, che appunto. previene i reati più gravi. Certo. Questo è il discorso. Bene, ci avviamo alla conclusione. Sempre leggendo i fatti di cronaca, si ha l'impressione, ecco, vediamo se è fondato oppure no, che nel territorio della provincia di Ragusa, sia aumentata di molto la diramazione dei trafficanti di droga. C'è più consumo di droga, più domanda di droga e quindi ovviamente viene fornita la Purtroppo merce. sì, purtroppo sì, c'è un consumo di droga superiore rispetto al passato. Poi ci sono dei poliziotti molto in gamba che sono riusciti comunque a far emergere, diciamo, determinate dinamiche e abbiamo sequestrato nell'ultimo anno e mezzo la droga proveniente è stata sequestrata negli ultimi 15 anni tutti insieme. È un problema anche, diciamo, siamo riusciti a creare un team, una squadra che da tanti anni alcuni lavorano nel settore e siamo riusciti a trovare i canali giusti per poter, diciamo, creare, assestare dei colpi alla criminalità organizzata molto duri. E abbiamo fatto perdere milioni di euro con la criminalità organizzata, la droga per loro è denaro, non è che non gli interessa nient'altro che denaro ovviamente, non vogliono offrire un servizio al consumatore, interessa solo guadagnare dal consumatore. Purtroppo quello che le posso dire è che dalle indagini che abbiamo fatto è emerso, scusate, ed emerge ancora l'acquisto di droga da parte di ragazzi sempre più giovani. Di recente abbiamo arrestato tipo un bulletto, l'ho chiamato proprio così, perché da bullo è passato a diventare criminale, quello che io dico solitamente nelle scuole parlando con i ragazzi, lui è l'esempio del bullo che diventa criminale, perché nel bullismo possiamo inserire tutta una serie già di reati, come dico veramente ai ragazzi quando vado nelle scuole. Quel ragazzo poi è diventato qualcosa in più e ha iniziato a spacciare, però spacciava ragazzi di 12-13 anni. Quindi io chiedo, diciamo, aiuto ai genitori. Col vostro strumento, la vostra possibilità di controllare i ragazzi. So che è una cosa molto difficile, perché è una cosa difficile perché crea dei rapporti anche di attrito con i propri figli, crea dei rapporti comunque conflittuali all'interno, diciamo, della famiglia, della scuola, della classe. Abbiamo oggi creato ancora di più rispetto al passato una rete fittissima con i dirigenti scolastici e per loro intendo dire tutti gli insegnanti, perché ci segnalano dal piccolo consumo alle cose anche più grandi. Grazie a questa collaborazione abbiamo in qualche modo investigato reati molto più gravi, reati appunto di anche violenza intrafamiliare, di abusi sessuali nei confronti appunto degli stessi familiari, grazie proprio a questa rete che abbiamo dato con la scuola. Questa è una delle cose più belle fatte in questi 5 anni, aver aumentato, aver creato una rete dove ci sentiamo telefonicamente immediatamente alla prima avvisaglia. La droga in aumento? Sì, la risposta sì, perché purtroppo è come una legge di mercato normalissima, le leggi di mercato, il prezzo si è abbassato di alcune droghe e il consumo purtroppo aumenta. Quello che mi preoccupa è che è giusto che si sappia, soprattutto perché voi fate un lavoro fondamentale, che è quello di portare a conoscenza, diciamo, di tutti quelli che ci ascoltano in questo momento, è che la droga c'è sempre stata, c'è. Probabilmente ci sarà sempre, noi continuiamo a fare il nostro lavoro di prevenzione e repressione, ma il controllo migliore è quello che viene dalle famiglie. Chi meglio di noi può conoscere, diciamo, i propri figli, chi meglio di noi può conoscere comunque chi è che abbiamo a casa ogni giorno. A volte ci vengono a chiedere aiuto su ragazzi, ormai anche adulti, che ragazzi anche già maggiorenni, che fanno un uso esagerato di droga e non riescono più a controllarsi. Da ultimo abbiamo arrestato una persona adulta che estorceva denaro tipo ai familiari con delle minacce di morte ferocissime, delle minacce di crimini ferocissimi nei loro confronti, ma proprio per l'uso di droga. Stiamo parlando di quello che dicevo prima, quando l'indagato va recuperato anche va in comunità. Stiamo parlando di soggetti che hanno bisogno di aiuto, proprio per evitare che commettano un reato più grande. Non si vede, non pagheranno quel reato. Chi viene aiutato e ha commesso un reato deve essere aiutato e pagherà il suo reato, però per evitare che commetta un reato ancora più grande. E in questo sicuramente ci aiuta molto la famiglia. La famiglia ha un ruolo fondamentale. Insieme alla Polizia di Stato e alla famiglia riusciamo veramente a fare delle cose bellissime da un punto di vista ovviamente professionale. Poi che dietro ci sono dei problemi molto più grandi, lo sappiamo, però insieme riusciamo a debellare certi fenomeni.
Sì, grazie. Gravissimo ovviamente l'allarme sui minorenni, sui ragazzini che purtroppo si accostano alla droga, però io le voglio anche segnalare un altro allarme che per esempio ci proviene da un'analisi fatta dal SERT, cioè dall'azienda sanitaria provinciale, a proposito per esempio del consumo in grande crescita di cocaina, che ha effetti particolarmente devastanti ovviamente anche sui comportamenti che poi incidono sulla convivenza civile e sulla sicurezza di tutti, da parte di persone in età matura, professionisti, anche come dire insospettabili, nel senso che riescono magari a mantenere una vita in apparenza normale, ma che ovviamente convivono con questa patologia. Sì, il consumo di cocaina, come le dicevo prima, si è abbassato il prezzo e ne aumenta la domanda. Prima la cocaina era la droga dei ricchi, perché aveva un prezzo altissimo, quindi comunque sentivamo parlare di cocaina soltanto nel jet set, soltanto a livelli comunque diciamo di soggetti che avevano un tenore di vita veramente molto alto, che comunque diciamo si determinavano a giocarsi tutto quello che avevano nella droga. Oggi non è più così. Oggi una dose di cocaina di quella che può comprare un ragazzino se per evitare di mangiarsi una pizza o due pizze fuori, e quindi quei soldi anche che vengono dati ai ragazzi quando vanno fuori vanno comunque anche controllati su come vengono spesi. Io non voglio, lo dico sempre quando dico ai genitori, il mio risultato è quando io li incontro anche nelle scuole, proprio in questi famosi incontri che facciamo anche con i genitori, è che loro escano dai nostri incontri in qualche modo spaventati, perché devono rendersi conto della veramente facilità con la quale non solo si può consumare della droga, con la quale si può comprare della droga, si può provare della droga, e siccome è una dipendenza psicologica a una determinata età, ma questo non lo dico io, dicono tutti i medici del SERT con cui noi collaboriamo, non riesci poi ad affrontare, comunque a gestire quella dipendenza psicologica, non ti rendi conto, pensi di poter smettere, non smetterai mai, e fino a quando poi abbiamo tutta una serie di casi anche di suicidi, comunque di casi ben più gravi. Purtroppo l'aumento della droga è dovuto a un abbassamento del prezzo della droga, perché ce n'è molto di più sul mercato, perché è redditizia per la criminalità organizzata. Torniamo a quello che ho detto nelle prime battute: dove c'è denaro c'è la criminalità organizzata. Bene, un'ultima domanda proprio per chiudere, abbiamo già esaurito il nostro tempo, sempre nell'ambito di questa esperienza di 5 anni, ovviamente si è misurato con quell'altra tratta di esseri umani finalizzata un po' all'immigrazione clandestina, ma si ha la percezione che negli ultimi tempi, per varie condizioni anche geopolitiche mutate, questo fenomeno abbia cambiato connotati, sia diverso, oppure sempre un grave allarme dal punto di vista, cioè, dello sfruttamento degli esseri umani, appunto quando si trovano ad essere trattati in questo caso veramente come schiavi durante queste lunghe traversate e poi per la destinazione che tocca loro. Attualmente, ha detto bene, le condizioni geopolitiche sono diverse rispetto al passato. Non è detto che muteranno, non muteranno, diciamo, in futuro. La Polizia di Stato è pronta in tal senso a far fronte a queste, diciamo, tipologie di emergenze, perché il fenomeno migratorio è stato un fenomeno di tipo epocale che verrà studiato nei libri di storia da quelli che ancora dovranno probabilmente nascere come bambini. Il discorso appunto è che il fenomeno migratorio, anche quello, è un fenomeno che difficilmente viene arrestato, un po' come la prostituzione, no? La prostituzione difficilmente tu la riesci ad arginare, ma la puoi spostare. Attualmente il fenomeno migratorio, diciamo, a seguito delle condizioni, appunto diceva giustamente benissimo lei, di condizioni geopolitiche modificate, si è spostato. Non è detto che non possa ritornare sul nostro territorio, non è detto che non possa ritornare in modo diverso rispetto al passato, però sicuramente è un fenomeno che va sempre attenzionato e vanno sempre comunque protette le nostre frontiere. C'è un lavoro non solo esclusivamente investigativo della squadra mobile, ma diversi uffici e punti di polizia si occupano di questo. È nella gestione del migrante che sbarca da noi, ha tutta una serie, diciamo, di soggetti da seguire anche in futuro per problemi comunque legati anche alla sicurezza del nostro paese. Sicuramente la Polizia di Stato, non inteso in quel senso, non arretra mai, ma al contrario comunque si specializza sempre di più per studiare quelle che sono le rotte, i fenomeni migratori, sia a livello centrale che a livello locale qui a Ragusa. Noi siamo pronti perché abbiamo un hotspot, quindi comunque siamo e rimarremo a Pozzallo un punto sicuramente di riferimento per il nostro ministero, e non è detto appunto che poi magari in futuro possa diventare ancora in modo più forte, diciamo, questa presenza sul nostro territorio. E c'è da dire comunque che in tal senso da noi, proprio da noi, se parliamo della nostra provincia, il fenomeno migratorio ha investito pochissimo, perché sono molto pochi quelli che rimangono rispetto alle migliaia, centinaia di migliaia sbarcati negli ultimi anni. Sono veramente pochi quelli che rimangono da noi per una, chiaramente anche lì, diciamo, una decisione politica di dividerli appunto su tutto il nostro territorio, ma non appunto di affrontare. Se parliamo della provincia di Ragusa, se parliamo a livello nazionale, chiaramente la situazione è diversa. Bene, grazie al vicequestore Antonino Ciavola, dirigente della squadra mobile di Ragusa, attraverso la cui esperienza quotidiana nella prevenzione e nel contrasto al crimine di ogni tipo abbiamo cercato, ecco, di capire
come sta oggi la comunità e come sta il territorio della provincia di Ragusa, una casistica amplissima con uno squarcio molto ampio e interessante appunto per cercare di capire meglio ciò che ci circonda e magari di stimolare chiunque che come cittadino semplice può sicuramente fare molto proprio prima che si arrivi al fatto che ipotesi di rilevanza criminosa possono affiorare ovviamente alla percezione e quindi all'intervento delle forze di polizia. Grazie ancora, grazie a quanti ci hanno seguito e appuntamento come sempre con il Fatto del Giorno.